incasso superiore ai 4 miliardi. È un ambiente davvero straordinario quello che c'è qui al San Paolo. Un'intera città accompagna con la sua speranza e con il suo tifo la difficilissima impresa del Napoli, che tenta di ribaltare il risultato di 0-2 patito nella gara d'andata due settimane fa al Santiago Bernabeu, ricorderete, a porte chiuse. Due reti forse evitabili, grandi parate di Garella, possibilità per il Napoli di andare in gol. Ma occupiamoci della partita di stasera. Il Napoli schiera Garella, Ferrara, Francini, Bagni, Ferrari, Orenica, Careca, De Napoli, Giordano, Maradona e Romano. Buio in porta, Cendo e Solana, Tendiglio, Sanciste e Gordiglio, Butragueño, Miccia, Lugo Sanchez, Gallego, Martin Vázquez. L'arbitro della partita è il signor Pauli della Germania occidentale. Angolo per il Napoli, lo batte Maradona. Molto arcuato il colpo di testa di Tendiglio. De Napoli. De Napoli cerca un varco sulla destra, effettua il traversone, gli viene ribattuto sempre De Napoli, palla che carambola poi fuori per una rimessa ancora napoletana. Ferrario d'anticipo su Hugo Sanchez, ancora De Napoli. Romano al limite dell'area di rigore, ribattuta ancora la conclusione, Francini che mette fuori per De Napoli il suo traversone, il colpo di testa di Careca, quest'altro ancora di Careca, e da distanza ravvicinata il Napoli va in gol! Il Napoli va in gol! Gol del Napoli su tambureggiante azione. Sono stati, direi, bravissimi tutti, hanno insistito sulla palla. De Napoli ha recuperato quattro volte la palla in contrasto, l'assist di Careca due volte ha tentato l'assist sulla schiacciata, prima il portiere e poi è arrivato ancora Francini, di Francini il gol. Riceve il passaggio di ritorno alla Bagni, tocca fuori per Romano, prova il destro, Romano sul fondo. Romano, Maradona, Bagni, slalom di Bagni, puntata e para buio, grande azione di Bagni. È pronto a batterlo Romano. In profondità ancora per Careca, di fronte Solana, cerca di batterlo sul tempo, effettua il traversone, lo angola troppo, fervida, continua, intensa l'azione del Napoli. Maradona, il cross, la respinta di Sanchez, vola Hugo Sanchez, rovesciata di Ferrario, palla per Francini, il tocco per De Napoli, il cross di quest'ultimo, il colpo di testa di Careca, la parata miracolosa di Buio, grande azione del Napoli, palla che viene anche tolta dall'angolo, ma il Napoli insiste e c'è. Poi Renica che mette in mezzo, c'è Romano sulla palla, Romano che la gira benissimo su Francini, contropiede del Napoli, allunga la falcata Francini, sempre Francini che trova un varco, entra in area di rigore, fece il traversone, già due passi, Careca si fa parare, la deviazione era vicinatissima, grandissima azione di Francini. Francini ha costruito un'azione con un'intelligenza e con una forza notevole, vedete come finge di entrare al centro e poi si porta sul fondo. Più che errore di Careca, direi che è sfortuna. Careca da lì non poteva che indirizzare la palla nell'angolo in cui l'ha indirizzata. Bagni che ferma ancora Martin Vázquez, la palla poi è per Francini. Francini fermato da Mitchell, la palla è per Hugo Sanchez. In profondità esce Garella su Butragueño. Gol del Real Madrid. E ancora una volta il Napoli ha commesso una leggerezza, perché il pallone avrebbe potuto essere sfruttato in una maniera diversa. Sicuramente c'erano altre possibilità, il voler costruire costantemente le azioni anche con il palleggio non si può contro squadre come il Real Madrid. È un peccato, il Napoli ha dominato fino a questo momento la partita. Questo di Butragueño servito in profondità, e situazione ora che si fa pesantissima per il Napoli, vedete in primo piano Benacer,
che indubbiamente avrà tirato un sospiro di sollievo, perché la gara stava prendendo una brutta piega davvero per il Real. Non avevamo visto fino a questo momento il grande Real, non avevamo visto neanche la personalità. Il centrocampo del Napoli aveva chiuso continuamente ogni possibilità alla manovra del Real Madrid, e Romano sta giocando in un modo eccezionale, coadiuvato da Francini, da De Napoli, e è un peccato, veramente un peccato.